Benvenuti alla lezione numero 5 del nostro corso sulle opzioni di base. Oggi parleremo di opzioni ATM, ITM, OTM, vale a dire parleremo di moneyness. Andiamo subito a scoprire una definizione che ci restituisce Wikipedia di moneyness. In finanza il moneyness, o il valore a parità di sottostante, è una misura del grado con cui uno strumento derivato può avere un valore monetario positivo al momento della sua scadenza. Bene, leggendo questa definizione, anche io non ci ho capito assolutamente nulla. Quindi andiamo per gradi e vediamo di comprendere meglio cosa significa quando un'opzione è at the money, in the money o out of the money. ATM, at the money, se vogliamo possiamo tradurlo con vicino al denaro. Partiamo subito con un esempio per chiarire cosa significa vicino al denaro. Se consideriamo un'opzione su un indice Eurostoxx 50, l'indice Eurostoxx 50 in questo momento sta quotando 3.461 punti, l'opzione più vicina a questo valore di 3.461 punti è quella opzione call che ha come strike 3.475. È vicina, ma non è ancora in the money, non è ancora nel denaro, cioè non è ancora esercitabile. Posto che le opzioni di tipo europeo sono esercitabili soltanto alla loro scadenza, se dovesse essere oggi, ad esempio, la scadenza, questa opzione comunque scadrà senza valore, perché non sarà esercitabile, ma avendo ancora invece del tempo residuo fino alla sua scadenza ed essendo il suo sottostante molto vicino allo strike, è comunque un'opzione che ha del valore. Ed in effetti, se andiamo ad analizzare la option chain dell'Eurostoxx 50, cioè la catena delle opzioni, in questa pagina vediamo sulla sinistra le call e sulla destra le put con scadenza 21 giugno. Il sottostante in questo momento quota 3.461 punti. Di conseguenza l'opzione ATM, at the money, cioè quella che ha uno strike più vicino alla quotazione attuale del sottostante, è la 3.475. Cosa significa quindi quando un'opzione è out of the money, cioè fuori dal denaro? Se prendiamo sempre il nostro esempio di prima, vediamo che l'opzione con strike 3.475 sull'Eurostoxx è l'opzione che fa da spartiacque fra quello che sono le opzioni in the money e le opzioni out of the money. Quindi tutte le opzioni che sono superiori come strike a 3.475, quindi la 3.005, la 3.525, la 3.550, tutte le opzioni call superiori a questo strike sono out of the money, perché il prezzo del sottostante non ha ancora raggiunto lo strike price di queste opzioni. Quindi significa che queste opzioni, se dovessero scadere con il prezzo del sottostante a questi livelli, scaderebbero out of the money, cioè scadrebbero senza la possibilità di essere esercitate. Stesso discorso, ovviamente valido per le opzioni di tipo put, semplicemente ribaltando quelli che sono gli strike al contrario. Quindi, se oggi il nostro indice quota 3.461, tutte le opzioni che sono al di sotto di questo livello sono opzioni out of the money. Quindi i possessori di queste opzioni non potranno esercitarle se dovessero scadere a questo livello e perderanno i premi che hanno pagato. Viceversa, i venditori delle opzioni di cui stiamo parlando invece avranno già incassato nel momento della vendita il loro premio e non saranno costretti a restituirlo. L'esatto opposto di out of the money è l'opzione in the money,
cioè l'opzione che alla sua scadenza si trova nella posizione di essere dentro il denaro. Vale a dire che lo strike price dell'opzione è stato raggiunto dal suo sottostante, quindi l'opzione ha valore, è esercitabile e chi la possiede può appunto esercitare il diritto che è contenuto nell'opzione. Allo stato attuale, come potete vedere, tutte le opzioni call che scadono con il sottostante a 3461, quindi tutte le opzioni call che hanno uno strike price più basso, la 3450, la 3425, 3400 e così via, sono tutte opzioni in the money. Viceversa, per quanto riguarda le put, tutte le scadenze con tutte le opzioni con lo strike price superiore, la 3.500, 3.525, 3.550, sono tutte in the money. È semplice quindi dedurre da questa caratteristica delle opzioni che un'opzione in the money sarà sicuramente un'opzione che ha un valore maggiore rispetto alle altre due, perché è un'opzione il cui strike price è già stato raggiunto dal sottostante e se dovesse quindi scadere in questo momento, l'opzione in the money è un'opzione che ha valore perché è esercitabile. Per contro, un'opzione ATM, at the money, non ha ancora raggiunto il suo stato di esercizio, cioè non è ancora esercitabile, quindi ha un valore minore. E ancora le opzioni OTM sono quelle che hanno il valore più basso, in quanto lo strike price è ancora lontano dal livello del loro sottostante. Le varie strategie in opzioni, quindi, che potremo in seguito andare ad analizzare, si baseranno sull'acquisto o la vendita di opzioni in the money, at the money o out of the money, in funzione appunto di quello che è l'obiettivo della strategia. Bene, nel prossimo video parleremo del fattore tempo nelle opzioni e della differenza fra un'opzione europea e un'opzione americana.